Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Irresistibile! Un pezzo meraviglioso dalla colonna sonora di The Rocky Horror Picture Show e anche dall'immaginario della Vale, perché musica sulla quale la Vale ha fatto saggio di danza. Sì, saggio di Jazzercise. Esatto, fatto... dove avevi due assoli. Due! Sì. Due ne avevo. A qualche passo lo ricordo ancora, nonostante siano passati 30 anni. Sì. 30 Bravo, anni. Ce li ha fatti e sono belli. No, belli. No, no, non sono belli. Vabbè, no, sono molto. Sono, no, sei, bella tu, sei bella tu, che li fai che te le dici. Vale, sei bella tu. Sei grazie. Bella tu, sei bella. Sei tu. Più bella tu del jazz, sai, se posso dire. Troppo bella, troppo bella. Cosa mangiamo a cena? Restiamo a bere al bar. La sera è cominciata. Chiudiamo la giornata. È tempo di iniziare questo carinissimo, stupendissimo, squisitissimo show. Buonasera Diego. Buonasera, buonasera Valentina. Buonasera. Buonasera Ciocca e buonasera Mary J. Pubblico caldo. Pubblico col Time Warp si è scaldato. Sì. Rovente. Dai, rivestitevi adesso. Tutti in ghiappiera. Tutti. Vestiti gothic. Sì, perché sì. È il film, vabbè, perché certo, è il film, certo. Che richiama. Va bene, allora ragazzi, oggi una puntata di mercoledì misto. Sì. Abbiamo una valanga di notizie. Sono tante. Punto. Diego ha come sempre quelle più lunghe. Sì. Io quelle noiose, dove io e te ci distraiamo. Sì, sì. Io quelle più corte, ma difficilissime, che non ho capito. Un paio non le ho capite. Però beh, vabbè. Possiamo provare a capirle. Diciamo insieme. Che le premesse, esatto, per un successo ci sono tutte. Ma sì. Torna il mondo animale, lo dico per i più piccoli e le più piccole all'ascolto, rimanete incollati. Sì. Parleremo di Nittibio, cominciate a cercare su Google immagini. Come le è piaciuto? È piaciuto tanto. Sì, ci ha propinato tutto il pomeriggio. Sì. E basta, volete che vi dica più o meno? O no? Ma io andrei alla cieca, vale, sai cos'è? Che delle volte fa da deterrente quella cosa lì. Invece, state là, che comunque delle cose carine ci sono. Vi piovono addosso. E quello che arriva, dai, vi intrattiene quei 3-4 minuti e poi ve la dimenticate. Ma non, sì. Non c'è problema. Mi scrivono, non riesco ad ascoltarvi, c'è un bug nell'app. E io raga, però noi immaginate la voi noi room del ha un bug nella app, la room del ha un bug nella app, la room del ha un bug nella app e noi la aggiusteremo con il chewing gum. Brave. Oh, partiamo bene. Ma cosa c'è venuto in mente? Non lo so. Ciocca non mette più la musica. No. È andato via. Ci ha lasciati qui. Andiamo avanti senza canzoni e senza basi fino alle 19. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:12 minuti in Radio DJ, cominciamo. Sì. Da dove cominciamo? Da dove vogliamo partire? Quale notizia volete sottoporre agli ascoltatori? Perché mangiamo all'ora in cui mangiamo? Questa è la domanda che si è posta il post. Però ognuno mangia all'ora sua. Beh, no. Come no? No, nel mondo ci sono degli orari, delle fasce orarie più o meno riconosciute come... gli orari in cui si fa colazione, in cui si fa pranzo, in cui si fa cena. Ok. Ok? Ma naturalmente sul post, se doveste cercare con questa domanda perché mangiamo l'ora in cui mangiamo, trovate un articolo come sempre spiegato bene. Noi lo leggiamo e lo capiamo, perché a differenza di altri siti il post lo spiega bene. Poi non sappiamo spiegarlo bene a nostra volta, però diciamo. Proviamoci. Andando in soldoni, ci sono alcune cose interessanti, perché naturalmente, principalmente, gli esseri umani hanno imparato a mangiare seguendo il ritmo circadiano, cioè il ritmo, il bioritmo interiore, che si avvale di due parametri: la temperatura e le ore di luce, di esposizione alla luce. Okay. Per cui il tuo corpo assume un ciclo nelle 24 ore di attività, di sonno, di veglia e quindi anche di fame, di conseguenza attività lavorativa, no? Dai tempi le società si sono adattate a questo. Nelle zone in cui si è più esposti al sole si mangia un po' più tardi. Sì. Naturalmente quando il sole c'è per meno tempo e in certe stagioni per pochissimo, mangi una volta, mangi anche abbastanza
in fretta perché altrimenti non arrivi in fondo alla giornata, perché hai bisogno di calorie. Tolto questo, però, il grosso dipende dalla cultura, in particolare la cultura occidentale, in particolare quella europea, soprattutto quando si è formato un codice che è abbastanza ancora influente. È quello della nobiltà del Settecento, in cui c'era un pasto principale, c'era un pasto solo. Qual era? Il pranzo o la cena? Era la cena. Cioè, se uno stava tutto il giorno a digiuno? No, era la cena. La colazione? No, la dîner, si chiamava dîner, quella che poi il francese è stata la lingua codice prima dell'inglese, che ha stabilito certe cose, no? Dîner in francese ancora è la cena, ma era tra mezzogiorno e le 14, si chiamava dîner. Ecco, ed era il pasto principale, perché? Perché la nobiltà la sera faceva tardi, giocava, casinotte, altri balli, quindi dormivi. Poi ti alzavi, non è che proprio ti mettevi la prima cosa e scendevi. Quindi il tempo di alzarti, riprenderti, scendere a un certo punto, e c'era questo magari mangiucchiavi delle cose di tuo, ma il pasto a tavola, il dîner... Sbocconcellavi. Era il dîner, quindi tra le mezzogiorno e le 14. Nel tempo... Si è spostato sempre un po' più avanti, un po' perché faceva più figo, cioè... Come i programmi di prima serata. Che palle! Perché non c'è più la prima serata? A quel punto cosa è successo? È stata introdotta... I più... fanfaroni che volevano far vedere che erano ancora più ricchi degli altri, quindi facevano ancora più tardi, quindi cenavano ancora più tardi, dopo le 14, alle 15, alle 16. In realtà si alzavano, avevano fame. Quando non lavoriamo, cioè che io e Amy, se possiamo cenare alle 6:30, ceniamo alle 6. No, questo da ridi. Fa ridere. Questo però perché poi hai tante ore di digiuno, capito? Che fa bene. E non la mattina dopo alle 9, capito? Ma se stai sveglio fino a mezzanotte, a un certo punto non ti viene fame? No. Anche a me. Ma delle fami? La fame al buio non tavolo. È. Cioè, c'è gente che si sveglia di notte per mangiare. Certo. Quindi è lì, però sono i picchi glicemici, ragazzi. Che c'è un bel libro che si chiama La rivoluzione del glucosio. È molto bello. È molto bello, molto ben spiegato. Sì. E che proprio insomma aiuta a evitare questo tipo di disturbi. Comunque, per non uscire fuori tema, vado veloce. E la cosa interessante è che appunto hanno cominciato a fare una colazione che si chiama déjeuner. Le petit déjeuner. Bravissima. Che è rimasta poi, quando è cambiata la società, sono arrivati i borghesi, comunque volevano tenere quei nomi perché faceva figo. A un certo punto si è tutto spostato, tutto per cui Francia, la colazione... No, perché anche in italiano si dice, in un italiano un po' più alto, la colazione è il pranzo. Sì, no, in Toscana. In italiano un po' più alto, che ha girato a un certo livello... Si va, la colazione di lavoro non è il breakfast, è un pranzo. Ma se la colazione è il pranzo, la colazione che cos'è? Perché sarebbe le petit déjeuner, mentre déjeuner è il pranzo. È il piccolo pranzo. Il pranzo e la cena. Cioè, no, è la piccola colazione. La colazione e la cena. E il pranzo che fine ha fatto? Il pranzo, purtroppo. Comunque, questa è la testa. Basta. È la fine della cosa interessante, secondo me era questa. Basta. C'era altro dopo che hai depennato? No, ci sono, sì. Vabbè, era lunghissima, erano 12. Sono tutte delle spigolature molto carine a leggerle, a raccontarle meno, quindi poi non ci noi... guardatemi. Non ci casco più con voi. Con quella roba lì voi mi bullizzate. Cominciamo a sbadigliarti in faccia quelle robe lì. Sì. No, Diego, perché ieri sera abbiamo fatto il nostro dîner insieme noi tre al ristorante che era tanto tempo che non mangiavamo bene, insieme. Bene. Bello. Andato. Ottimo. Sì. Dai, tra poco Gwyneth Paltrow. Processo a Gwyneth Paltrow. Che forse non abbiamo capito, ora vediamo. Sì. Perché io sospetto. Cosa sospetto? È tutto sulle mie spalle. Questo è il podcast di Pinocchio, lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora, c'è il subbuglio per la questione dell'app che non va, tantissimi l'hanno disinstallata, reinstallata, funziona. L'app altrimenti DJ. Qualcun altro, sì, l'app di DJ, qualcun altro ha risolto svuotando la memoria cache. Cache.
Ma che cachet? Non erano francesi fino a un momento infatti. Fa. Cachet è francese comunque. Dov'è che si trova la memoria cachet? Cachet è quello che prendi per il mal di testa. Per esempio, o che fai o ai la capelli. Tinta, quella fluo. Ma che bella. Turchina. Io non vedo l'ora. La faccio, eh? Certo, te la faccio io, tra molto l'altro. Molto consigliata sul sale e pepe maschile. Certo, te la faccio sul rosa, poi la settimana dopo te la faccio turchina. Sì, non vedo l'ora. Non manca molto. No, no. Un annetto? Ehi. No, dai, un paio. No, un annetto, due. Io te la faccio anche prima, se vuoi. Tra un anno sono, cioè, proprio sono uguale, vado a tale quale, senza trucco e faccio Susanna Tamaro. Ormai sono però uguale. Però sei Maria Gadù, tu, Però ero. Ma eri anche, scusa, eri l'attrice da Oscar? Sandra Bullock? Ero. Sì. Ero, ma si cambia. Se tieni i capelli corti, però. No, è così. E quando li tieni giù fino alle comunque, spalle. Comunque, se a Sandra Bullock le tagli i capelli da maschio, anche lei è Susanna Tamaro, Beh, siete lì. Siamo noi tre. Siete voi io, tre. Io, Susanna Tamaro e Sandra Bullock. Allora, volete che vi citi le app da utilizzare per vedervi col colore di capelli diversi o andiamo su Gwyneth? Perché ce l'hai subito? Ma ce l'ho, visto che abbiamo parlato di capelli. Non lo sapevo ma, che c'era. Ma infatti. L'avevo inserita nel pacchetto, nello speciale tendenze moda. E dai, dici. Dai. Allora, ce n'è una cifra. Io ve ne segnalo. Nell'articolo ne segnalano 5. O 6. Dammi la migliore. Però vi dico solo le migliori. Dai. Vi dico solo le migliori. Non le ho provate io, però quelle che migliori hanno. Secondo chi? Secondo l'articolo. Perché sono più. Più veritiere, cioè, e in più puoi modificare il capello a tuo piacimento. Cioè puoi fare le sfumature. Ah, ok. Puoi fare le sfumature, ci sono maggiori sfumature di colori. Ma sì, perché se mi fai i capelli di Playmobil non si capisce. No, certo. Allora, sono Air Color Changer. Changer. Che ha appunto un pennello che consente di intervenire con precisione sulla chioma. E Fabi Look. Ah, no, Air Color Editor. Sei sicura? No, cioè sì. Perché non le trovi? Sì, l'ho trovato. Prendi Air Color Changer, mi sento di dire. Changer, sì. O se hai dei colori, se vuoi spingerti su colori estremi, cioè non naturali, Air Color Booth. Come? È sputato. È perché c'è il TH. Hai fatto? Un attimo, la sto cercando. Come funziona? Carichi la tua foto? No, Air Color Changer, dai, l'ho trovata. Come funziona? Dici, perché non l'ho vista. Devi installare. Installi. La sto facendo. Metti la tua immagine. Una tua foto, hai una tua foto sul cellulare. Hai tu? Ti fai mai dei selfie? No. Raramente, vero? Che antipatiche. Avanti. Come mai? Cos'è sta sindrome che quando faccia le notizie gli dobbiamo andare contro in tutti? No, infatti. Non è ma tu. Come mai, Diego, secondo non te? Giusto. Non lo so. Cioè, dal punto di vista della scienza. Ditemelo qual è voi. No, dicelo tu. Diego, dicelo tu. Lasciatemi stare, sto cercando di capire. Reshape your body. Non voglio, sono già magro. No, reshape. Perché tu c'hai tutto il. Puoi farti anche la modifica del corpo? No, aspetta. Vabbè, Diego, sto provando. Sì, ma alla domanda che ti ha fatto la Vale, chi se ne frega? Appunto. No, dico, ti intervieni anche sul tutto il corpo. Mi dice, vuoi fare un reshape del corpo? Sì, ti fa scaricare un'altra app. No, perché ma hai dovuto pagare? No, sono tutte gratuite. No, gli hanno direttamente rubato, asciugato il conto. Sì. Grazie a questa tua idea, Valentina. Bene. Che colore hai scelto? No, sto provando, ma. Non viene bene perché devi usare il dito come pennello. Però i colori sono tipo quelli dei Teletubbies. Cioè. Che brutta app. Era la migliore. Ma sei sicuro? Vabbè, intanto gli hanno asciugato il conto e rubato tutti i contatti telefonici. Va bene così, dai, Diego. Dai, grazie. Figurati, c'è qua per aiutarti. E guarda che bei capelli. Che macello, Bridget Jones. Va bene così, dai, Vale. Sì, tra poco Gwyneth Paltrow. Sì, perché in America non si parla d'altro. No, noi la odiamo da sempre. Quale migliore occasione? No. Sì. Ma scusami. Premiamo. No, però dobbiamo far chiarezza, perché vi dico solo questo, è la premessa. La Vale ha seguito tutto il processo in lingua originale. Sì. E non ha capito niente.
Diego intanto però ascoltava e capiva. La Vale ha fatto un riassunto, gliel'ha detto a Diego e Diego ha detto non hai capito niente. Non mi risulta. Non mi risulta neanche dalla... Cioè era il video con lei che parlava col suo avvocato in tribunale e ha detto un'altra cosa. Ha aggiunto qualcosa che nell'articolo che ho letto io non compare. Tra pochissimo la verità forse. Ma tra pochissimo definitivamente il delirio. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. I deliziosi Arrested Development 1992, già modernissimi, giustissimi. Un po' come la Vale. che adesso ci racconta l'affair più seguito in questi giorni in America. Sì, è il processo. Cioè, è il, dopo quello di Johnny Depp c'è quello di Gwyneth Paltrow. Esattamente, anche perché è visibile su YouTube per intero. Esatto. Siamo allora, al settimo giorno di processo, che però ecco, rispetto a quello di Johnny Depp ha tutt'altra portata. Sì, certo. Si parla di lei che va a sciare con i figli e gli amici. I fatti risalgono al 2016. Lei si trova lei si trova nello Utah a fare una vacanza appunto sulla neve con la famiglia. E lì ecco perché lei ha quell'aria giovanile. No. No, no, ecco perché lei parla dei figli come figli piccoli. Sì, perché sì, all'epoca sì. erano piccoli. Lì si trova anche Terry Sanderson, un ottico in pensione. Signore che vedendolo, un signore per bene, un pensionato che è lì a sciare. Qualcuno dice un po' border, eh? Mm. Terry Sanderson accusa Gwyneth Paltrow di cosa? Di averlo travolto mentre stanno scendendo entrambi da una pista di sci, di averlo travolto, di avergli provocato una serie di fratture, nello specifico 4 costole rotte. Aia. E anni di sintomi post-concussione, cioè che è stato male dopo la botta che gli hanno provocato confusione, perdita di memoria e irritabilità. Vabbè. Cosa che noi abbiamo tutti i giorni, io la subisco tra l'altro. È quello però, portarci al processo, siamo responsabili della Vale. Durante il processo neghiamo. Okay. Lui partiva chiedendole 3 milioni di dollari. Cioè, comunque. Adesso le chiede 300 milioni di dollari. Per tutta risposta lei racconta tutta un'altra versione dei fatti. Lei dice... infatti la cosa abbastanza strana di questo processo è che le due versioni non è che sono magari simili ma con dettagli diversi. Cioè uno dice una roba, l'altra ne dice un'altra. Che però non puoi andare a mentire là quando sei là. Lei, uno dei due sta mentendo. Lei sgarzola, che non c'è, cioè, lei ride continuamente. In realtà quando è stata, noi abbiamo visto l'intervista, la deposizione fatta alla sua avvocatessa. Sì. Quando l'ha fatta a lei era sorridente, quando l'hanno intervistata agli altri era di un nervioso, ragazzi, non riusciva a star ferma. Non riusciva a stare ferma. Comunque lei cosa dice? In realtà io stavo sciando con i miei figli. A un certo punto vedo degli sci spuntare tra i miei, mi sento una presenza appiccicata al mio corpo dietro e un grugnito, pensato di essere stata attaccata, aggredita sessualmente. Poi mi sono ritrovata a terra con questo signore e ho capito che non si trattava di un tentativo di violenza sessuale. Cioè, gli sci, il venirti addosso, il grugnire ci sta perché uno sta cadendo, magari si fa anche male. Ma era una caduta. Lì per lì mi sono molto arrabbiata, l'ho preso a male parole e me ne sono andata via. Questo combacia, nel senso che anche lui dice, lei mi ha buttato a terra, mi ha preso a male parole e se n'è andata via senza neanche chiedermi se avessi bisogno di aiuto. Lei chiede un risarcimento simbolico di $1 e il pagamento delle spese legali. Ora, gli avvocati di lei puntano sulla questione Terry Sanderson ci sta marciando e vuole spillarle i soldi. Gli avvocati di lui invece stanno cercando di testimoniare, di provare che l'incidente sia stato causato da lei. Però 3 milioni di dollari... Adesso 300 mila. Siamo in attesa di 300 sapere... 300 milioni? No, adesso 300 mila dollari. Ah, prima hai detto 300 milioni, Vale. No, era partito da 3 milioni e adesso 300 mila. È 300 mila. Milioni. No, 300 mila. Di anni luce. Siamo in attesa di sapere se i figli di Gwyneth Paltrow saranno chiamati, citati in giudizio a testimoniare. Che e sono maggiorenni, perché loro erano 9-10 anni. Apple ne ha 18 e Moses ne ha 16. Potrebbe testimoniare anche il marito, Brad Falchuk.
siamo in attesa di saperlo. Domani ci comunicheranno. Spero che venisse fuori roba più... Quello che avevo sentito io durante il video che tu stavi... Ma parliamo di l'unica roba importante. Lei comunque c'ha una pelle che voglia mangiare quei brodi di ossa, È brava, cioè è una bella pelle. Ma ragazzi, in forma. Ma, altrimenti... Molto elegante. Però anche. Secondo me quello che fa non è quello che vende. No, anche secondo me. Comunque lei dice che doveva lasciare. Lei vende candele all'odore della sua vagina. Però dice che fan bene. Invece. No, non dice che fan bene alla pelle. No, quello no. No, però lei però ha raccontato del brodo di pollo, che si alimenta di brodo di ossa di pollo e mangia una volta al giorno. Quelle supposte di vitamine, dai, come l'hanno già detto. Infatti. Vabbè, chiudiamo qua. No, cos'è che stai dicendo? No, vabbè, niente, che quello che ascoltavamo io e Merico quando tu hai passato. Anch'io ascoltavo, ma no, non capivo. Stavi leggendo altro. Intanto andava al video e lei stava dicendo che l'obbligo quando fai un incidente per in quel di regolamento di comportamento civile in quel mondo, in quella parte lì di mondo, è che tra due persone che si scontrano ci si lascia i dati, perché se qualcuno poi dovesse avere dei traumi successivi ci si può sentire, no? Cercando anche dei testimoni, ci si scambia i dati anagrafici, che lei non l'aveva fatto, era andata via. Lei sosteneva che però ci sono altri testimoni. Il suo istruttore in realtà, di sci che era con loro si era occupato di lasciare i dati a lui, che lui li aveva persi. Vabbè. Sì, però ci sono dei testimoni. Chi? Me l'avevi detto tu. Io te l'avevo detto. Allora, frase ci sono dei testimoni, lei. Chi? Adesso. Però tu me l'avevi detto, io non te l'avevo detto. Me l'hai detto te. No. Con chi parlo io? Te l'ho detto io, è vero, perché lui ha chiamato. Aiuto. No. Cioè, quella sensazione anche non piacevole. Di non avere mai una fonte attendibile. No, ma poi cioè, dopo... da avere tanta curiosità e affidare a lei che proprio ma perchiamo ancora. Ma poi in redazione, mentre ce ne parliamo, palle, diventa sempre un'altra cosa che qualcuno non capisce. Perché a un certo punto qualcuno di noi non capisce. È l'unica... Di solito sono io, però cioè, non c'è no, proprio. Non è vero. Ma io ho poca memoria. Ma poi quello che non capisce è l'unico che si ricorda. Vabbè, cambiamo argomento. Sì, poco meditazione. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:44 Radio DJ, cambiamo completamente argomento e mettiamo una base per creare l'atmosfera in studio. Mia canzone preferita all'interno di quelle che si usano per fare yoga. Sì. Però io accendo un incenso, però quello del Monte Athos, al cedro. Spegni la luce. A me piace anche la sabbia bianca. Ma quella roba lì troppo per me, è troppo ashram. Il Monte Athos mi piace di più. Non vuoi spegnere la luce? E poi non leggo però. Ma da memoria! Comunque che fatica. Sri Krishna Govind Hare Mura. Mamma che bellezza. Ecco. Allora, la premiata psicologa che tu conosci benissimo, Valentina, perché è una tua collega, credo anche che vi siete scritte lungamente. Chi è? Betsy Holberg. Ma certo, l'hai sentita? No, ho letto l'articolo che parla di lei, ci ho pensata subito. Grazie. Sostanzialmente. Fatto una nuova pubblicazione nella quale, in brevissimo ve lo spiego, sostiene una cosa, che la meditazione che viene da tante tradizioni spirituali, che è fatta in tanti modi, ma più o meno la radice è quella, in tutte le tradizioni spirituali, che poi diventano anche religioni in alcuni casi, le neuroscienze oggi hanno riscoperto tutti i valori dal punto di vista proprio scientifico, no? Della meditazione. E lui dice però non abbiamo tempo e spesso uno prova un tipo di meditazione legata a un certo contesto culturale, per cui magari più orientale, più medio orientale, più occidentale, che ha sempre tutto un insieme di cose, no? Un posto dove farla, un modo, un cuscino, dei gadget, tutto un armamentario che sì, arreda, diciamo, l'idea, il concetto. Poi però ci scontriamo col fatto che per meditare devi proprio cambiare un po' vita. Allora sentiamo un attimo di musica. Hare Murari. Ego. Lei dice: non cambiate vita, perché tanto se non avete tempo non lo trovate. Io vi dico che potete ottenere gli stessi benefici che dà la meditazione senza fare meditazione. Oh. Musica.
Allora, intanto qual è il beneficio della meditazione? Lei l'ha spiegato molto bene. La meditazione combatte una cosa che si chiama DMN, Default Mode Network, che sostanzialmente lei rinomina il monologo interiore. Cioè, è quella... quel giro di sinapsi, cioè di pensieri che sono che, immaginate i pensieri come un crocevia di strade trafficatissime, la parte di strade dove i nostri neuroni circolano sempre di più, spesso proprio in circolo, e sono quei pensieri lì, le cose che devo fare, le cose che devo dire, non sono, e anche la visione di sé, non sono all'altezza, non ce la faccio, oddio che paura, oddio che ansia, non è il mio figlio, poi, io ho le anche di fuoco dalla paura. Mamma. Si chiama DMN. Questa roba qua è la roba che ci imprigiona, che ci intossica. La meditazione disattiva questa cosa che si chiama DMN, il monologo interiore, sì, il mio monologo interiore, e attiva il CEN, SIN, cioè la rete esecutiva centrale, che invece ti rimette su un baricentro nel quale ti liberi. Cioè, se in un momento sei libero da quei pensieri là che ti intasano la vita, ti intossicano il cervello, la mente, il sangue, l'anima, e hai quel momento di libertà in cui scegli liberamente di essere dentro una cosa che stai facendo, che vuoi fare, dentro un pensiero, un progetto, una cosa, e improvvisamente sei in pace. Ce l'abbiamo tutti quella sensazione, il problema è che dura poco. Ecco, come si fa? Allora lei dice, prima cosa, il 43% delle volte svolgiamo ogni giorno attività pensando a qualcos'altro, ovvero ascoltando il monologo interiore, soprattutto le cose che facciamo quotidianamente, le cose che devono essere fatte, vuoto la pattumiera, lavo i piatti, senza concentrarsi su quello che si sta facendo, carico la lavastoviglie, e pensi già ad altro, e quell'altro a cui pensi però è il monologo interiore, quindi stai facendo cose in cui sei intossicato, certo. E lui dice, fermati, ci sarà un suono di quello che fai, stai lavando i piatti, l'acqua che temperatura ha? Cioè, concentrati proprio sulle sensazioni fisiche di quello che stai facendo. È molto buddista come atteggiamento, questo è proprio il principio dell'essere. Certo. Vabbè, insomma, la meditazione attinge. Sì. Però dice: non stare a pensare l'angolino della meditazione a casa mia. L'esempio è quello di quando uno esce, dice: ho preso o non ho preso l'ombrello, capito? Sì. Cioè, di fare cose in uno stato di non presenza. Sì, che sei sempre con la testa altrove. E quindi cammini, percorri le strade. Cioè, io giro con Gina e devo concentrare. Cioè, devo guardarmi attorno. Cosa c'è? Non pensare a me continuamente. È più forte poi, di me. Poi, secondo, la concentrazione, ma non lo sforzo concentrativo mentre studi. Spesso noi ascoltiamo le persone per un nanosecondo e già pensiamo ad altro. Mi sto già a che cosa? Al monologo interiore. Tre! Quindi ascolta. Oppure concentrati sui dettagli della persona che ti sta parlando, anche se non lo ascolti. Ti sto guardando però gli occhiali. Cerca di essere lì. Sì, ci siamo, dai, ci siamo. Tre. Dedica. Quanti sono? Basta. Tre. Ti conosce la signora. Tre, ultimo. Dedicati a fare delle cose, svuota cervello. Tipo, guarda delle cose stupide in televisione e fai a maglia. La mia vita. Ha fatto quell'esempio lì proprio. Fare a maglia. Io ci ho aggiunto il resto perché conosco le mie polle. Non so, esercizio fisico ripetitivo. Nel quale fai. Capito? Ok. Quella roba lì. Scoppia la testa. No. Però che musica. Bella, non la sopporto. No, mi piace. Andiamo a letto. È presto. Prima la Pina deve mangiare. Sei un quarto, 6:30. Sì. Poi a letto, però. Dopo questa musica. Sì. E sveglia alle 9 domani. Sì. Un bel 14 ore. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Mamma mia, Sì. Miriam Makeba, che pezzone esagerato. Perché rovinare una bella atmosfera musicale con delle notizie da poco? Perché questo è il format del mercoledì. Sì. E adesso ci diamo alla fisica. Questa è difficile, questa è quella che proprio non ho capito, Allora, vabbè, la fisica, poi l'ho letta anche distrattamente perché avevo tutti i pensieri che si incrociavano. Il monologo interiore. Sì, il monologo interiore. Comunque, la fisica delle bolle di sapone. Perché io amo follemente. Allora, io ve lo dico
adesso, poi lei non mi odierà per questo, scenderà in classifica, ma chi ha capito la notizia è Mary J, che però non ha voglia di venirla a dire. Però se abbiamo bisogno, Mary. Allora, Mary, sai, io la conosco, ti dirà, io ho capito quell'altra degli occhiali che vedono attraverso gli oggetti, quella delle bolle di sapone non l'ha capita neanche lei. Scusa, Mary. Perché anche lei, come me, ha fatto poca fisica a scuola. Comunque, la domanda che si pongono i ricercatori dell'Università di Strasburgo. Scusa, partiamo così. No, di Strasburgo. perché quando si scontrano le bolle di sapone ne formano una più grande? Che dici, vabbè, che domanda è? Cioè, io vi risponderei così. Perché no, interessante, perché potrebbero rompersi, perché per l'urto. Molto spesso evidentemente si rompono. Il legame chimico della parte viscosa tende ad abbracciare anziché. Sì, ma così. Molto spesso si rompono comunque quando si scontrano. Però in tante occasioni diventano ne creano una più grande. Io vi ho già lasciati. No, ma io però, mi fermo dai. Qui. È già finita? No, perché non ho capito. Sei fermata alla domanda. La domanda l'ho capita. Poi ho capito che hanno fatto un esperimento e hanno preso due cerchi e li hanno riempiti entrambi di acqua, di bolle di sapone. Di sapone, acqua di sapone, acqua di acqua saponata. Li hanno messi uno vicino all'altro e poi le hanno aperte. Le hanno allontanate. È il gioco delle bolle giganti che fanno a volte per i bambini. Hanno soffiato. Guarda, è inutile che spalanchi gli occhi in quel modo lì cercando di interessarmi. Però, perché è mortale. Mi scrive mia suocera, le rispondo. Il tuo monologo interiore. Il mio monologo interiore è prende il sopravvento, in vacca, in tilt completo. Ho capito, perché la testa dice: cerca altri argomenti, divertiti in un altro modo, no, non stare a sentire. Poi le vuoi, però, quando ce le hai, le vuoi. Madonna. E allora? Io sto rispondendo a mia suocera. Senza capirle, però. Certo, proprio senza, mi piace. Senza capirle. Mi piacciono così, grazie. Magiche. Ci sentiamo domani. Ciao. Cosa hai fatto? Ho risposto a mia suocera con un vocale? Sì. Hai approfittato di questo momento di conversazione tra me e Diego. Ma non possiamo sentire cosa ti ha detto? No, lei mi ha scritto, mi ha mandato una foto perché ha portato Gina in centro a fare un giro e adesso l'ha lasciata a casa. Ok. Passo un ultimo. Ha fatto la cacca? A questo punto puoi anche usare il tono normale perché ci sentiamo. Quindi? Leggo la chiusa della notizia. No, la gente vuole sapere com'è andata la nostra cena di sera. In tanti. Dai, tiriamoci fuori da scopa delle bolle. Infatti, non è interessante. Non l'abbia capita, infatti. Com'è andata? È andata molto bene. Sono stati bene, abbiamo mangiato molto bene. Sì. Era tutto a base vegetariana. Sì. Spiziosissimo, gustoso, curato, gustoso. Siamo stati il giusto perché siamo arrivati, abbiamo cenato alle 7:30. Sì. 9:30 eravamo fuori. Sì. 9:15. 9:15. Sì. Io sono arrivata a casa e sono andata a letto. Ci credo. Io sono andata a farmi delle Guinness. Non è vero? Sì, lei sì. Ma dove? Sotto casa. Ma con chi? Con amici. Era no, lì. A caso. No, erano lì. E mi sono fermata un attimo. Non è stata una buona idea. No, perché abbiamo male, non vino, me l'hai detto poi questo. Bevi la Guinness. Ma perché tornando a casa, scusami, ma te la Guinness non ti fa poi quell'effetto? Lo sai, hai visto prima. No. Vabbè, comunque la serata è stata bella. Va rifatta chissà quando. Però ogni tanto va fatta. Sì. No, che diciamo, comunque a tavola abbiamo mangiato vegetariano, abbiamo anche bevuto. Però. No, certo. Bene, molto bene. Non ho mal di testa, bene. No. Io stavo proprio bene. Sì. Bello. Basta, non abbiamo riso, abbiamo pianto. Abbiamo riso e pianto, sì. Fate tutte voi. Due. No, alla fine ho pianto solo io. Sì. Però ci siamo commossi anche noi. Sì. Gina ha fatto la cacca alle 4. Grazie. Risposta. E con questo secondo me fate finta che non ci sia mai stato e ripartiamo direttamente dopo la canzone con i buchi neri. I buchi neri. No, vabbè. Ragazzi, no, ve lo dico già. Ripassiamo la coreografia di Paola e Chiara.
Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora, 18 e 12 minuti, Radio DJ. Non fate i bulli con noi perché abbiamo mangiato vegetariano, io non mangio la carne, per motivi religiosi, cioè... Non impelagatevi, fregatevene, siate leggeri, non è il programma dove molestarci. Non vedete già come siamo messi per i fatti nostri? Poi dai. Diego deve dare una notizia sui buchi neri. Ma la dai? Mi gira la testa dalla noia, già prima. Allora la do, non, tu, la do per chi, per altri. No, allora, ma la sai? Sì, ma la notizia... Perché il titolo è... Scoperto uno dei più grandi buchi neri mai osservati. Che poi il buco nero alla fine, allora, che cos'è? Ci arrivo perché ho trovato. Mi gioco un jolly. Supera Valentina. Intanto, no, però già la notizia. La notizia è breve. È mezza pagina, ho sottolineato due righe, le leggo. Ok? E si capisce tutto. No, però la notizia l'ho data. Poi vi dico un'altra cosa. A circa 2 miliardi di anni luce dalla Terra è stato identificato uno dei buchi neri più grandi mai scoperti. È stato descritto sulla rivista Monthly Notice della Royal Astronomical Society. Un buco nero oltre 30 miliardi di volte più denso del Sole. Ma 30 il Sole è un buco nero? Denso. Più denso. Denso come? È denso perché la io già mi sono persa anni luce. Guarda questo io quella roba degli anni luce non li ho mai capiti. Tu? Ma va. Guarda questo foglio, lo vedi? Sì. Ha una massa, giusto? Che occupa questo spazio, sì, ma lo vedi? Sai cos'è che mi fa imbestialire? Perché fare questi esempi? Lo fanno apposta perché uno gli scoppi la testa. Ma puoi dire più denso di un sasso, no? Devi dire del sole, così pensi che è solo un buco nero. Già non hai capito gli anni luce. Cioè, questo... Però non ti devi arrabbiare. Anche tu però stavi spiegando arrabbiato, eh? Io mi arrabbio con voi perché qua mi date le notizie e poi... Allora, guarda. Lo vedi che è diventato più piccolo? Guarda sì. Com'è più piccolo di prima. Sì. Quindi è più la massa... Si è ridotta. Densa, è più densa. Cosa c'entra il sole? Il sole ha una massa, le stelle... E chi la sa la massa del sole? Ma di la massa 30 della Terra. E perché te la sai? Ma perlomeno uno ci vive. Ma perché, cioè. Perché se è 30 miliardi di volte più densa del Sole, se riduci l'esempio, devi aggiungere 100 milioni di zeri, quindi è 30 milioni di no, milioni ciao. Di no, e quindi no, ti ma il Sole dentro comunque. È vuoto o è pieno? No, c'è la sorpresa come l'uovo di Pasqua, Valentina. E poi, che sai, lo che apri? Sai qual è il problema? È che non lo puoi aprire perché brucia. Hai capito? Comunque. Si è spento il sole. E chi l'ha spento siamo io e lei. Voi due, sì. Comunque, segnalo, posso segnalare una cosa? Sì. Che è uscito un libro meraviglioso, breve, di un... Ma io adoro che Diego, quando ci deve dire i libri, ci dice sempre, è breve. Breve, devi dirci anche se è scritto grande o piccolo, però. Carlo Rovelli, che è uno dei più grandi scienziati del mondo, ha scritto un libro sui buchi bianchi. E con questo vi frego, perché non ci sono solo i buchi neri. Allora bocca aperta. Pensa che non ho ascoltato. Cos'è che ha detto? Che ci sono anche i buchi bianchi, non ci sono solo i buchi neri. Leggetevelo, è un libro concentrato, è letteratura pura. Guarda, è poesia. Credimi. Meraviglia. Carlo Rovelli, i buchi bianchi. No, ma immagino. Qua perché voi lasciate alla deriva qua le spugne. Chiudo di mare. Con questa affermazione: l'anno luce è un'unità di misura. Ma si utilizza, la sto leggendo. Che cosa? Prova a capire quello che lei. Se non parli. L'anno luce è un'unità di misura che si utilizza in astronomia per misurare le distanze nell'universo. Okay. Un anno luce corrisponde a 9.461 miliardi di chilometri. E questi quanti erano? Ma chi se ne frega. Infatti male. Tu sai che era fai? Per educazione. No, tu per quell'educazione lì poi ti fai tagliare i capelli in dei modi che non ti piacciono. Cosa fai solo dei grandanni. Prendi una Enjoy, una Car to Go per andare. Ma non metto la quinta, no, cosa la facciamo mai, vai dopo? In terza dopo allora possiamo fare. C'è tendenze moda dopo. Ok. Sono brevi. Una l'ha già data poi prima. Ne rimango due. Da. Brevi. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Angelo chiede, Pina, ma il libro sui buchi bianchi è più o meno denso del sole? Ha capito, no, che ma poi non... Vabbè, comunque c'è un'astronoma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che si chiama Silvia. Silvia! Oddio, che sogno! Sì. Ciao!
Ciao. Ciao, dottoressa. No, ma... che sorpresa. No, ma amore, ma l'entusiasmo, credimi, non so se ne vale la pena, perché cioè io non lo capisco. No, cioè, lei ci può spiegare tutto, ha detto, ma io. Cioè, fate delle domande voi. Io voglio capire cosa sono i buchi neri prima dei bianchi. Neri. Allora, innanzitutto sono. Cioè, non pensavo che mi chiamavate, quindi devo un attimo fermarmi con l'emozione. Ma certo, hai ragione, ma tu capisci. È che resterai delusa perché non capisci. Ma noi ti abbiamo chiamata, ti dico la verità, perché ci sembrava uno scherzo, perché se, cioè, un'astrofisica che ci ascolti, capito? No, ci ma io strano. Vi ascolto da 2000 anni. Anni luce. siete i miei preferiti, quindi vi ascolto sempre quando torno dall'Osservatorio Astronomico di Roma verso casa. Allora, ma sapresti spiegarci il buco nero? Ma assolutamente sì, è la mia materia. Silvia, ma ti prego, vai. Io salgo il tuo numero. Allora, però, con calma, dai, vai. Allora, è facilissimo. I buchi neri sono la fase finale della vita di una stella molto più grande del Sole. Quindi dobbiamo immaginare una stella 20-25 volte più grande del Sole, che nella fase finale della sua vita, cioè quando perde tutta quell'energia necessaria, che gli è stata necessaria per poter vivere tutti gli anni in cui è vissuta, quando perde tutto quel fuoco, avete visto, adesso il sole sta brucia, no? Sta trasformando l'idrogeno in elio, quindi questa energia dopo un po' finisce, quindi tutti gli elementi chimici che piano piano la stella durante la sua vita forma vanno a finire in qualche modo, no? Quindi è una forza. È una menopausa di una stella. Esattamente, bravissima. Ok, ma io capisco perché la gente non fa esempi più facili. E il buco bianco? Adoro. Aspetta. Da oggi poi farò questo paragone. Okay. Perché poi muore comunque? Perché poi questa energia, una volta finita, quello che rimane solo la forza di gravità. E quindi questa stella grandissima, 20 volte il Sole, si andrà a compattare in un puntino, rinsecchisce, diciamo, molto molto denso, bravissimo. Quindi dovete immaginare 10, 20. Ma perché soli. Un buco? Perché buco? Perché, allora, questa è una spiegazione che noi diamo sempre in modo molto semplice, perché noi astronomi non abbiamo fantasia. E quindi quando chiamiamo tutte le cose nel modo più semplice possibile, quindi è come ma se si fosse... forma un buco? No, non è proprio un buco, dovete immaginare tutta quella massa. È un punto nero, dai, un punto nero, come un punto nero della pelle. Perché non c'è è più luce. Una stella che va in menopausa e diventa un punto nero. Perché non c'è molto, luce. Molto denso, molto, molto duro, denso. Ok. Esatto. E invece il buco quindi... bianco? Il buco bianco praticamente è la stessa cosa, diciamo che ancora non si sa molto dei buchi bianchi, quindi però diciamo rimaniamo sul buco nero, che il buco nero alla fine non è nero. Impara una cosa alla volta, Pira, non aver fretta. Ma qui ci dicono il buco nero è un sole morto. È un sole molto grande morto, però non è nero. È solo nero perché noi non lo vediamo. Dovete immaginare tutta quella luce concentrata in un punto. È in assenza di luce praticamente. Non è nero, ma è buio. Non è un buco. Diciamo perché... che la luce c'è, ma noi non riusciamo a vederla perché la luce, che è fatta di particelle che si chiamano fotoni, che hanno... Silvia, stai calma. Non esagerare. Stai guardando il passo più lungo della gambetta. Vabbè, praticamente questa stella rinsecchita assorbe la luce che ha intorno, quindi non la vedi. Questo. Lei è fatta di questa luce che però non riesce ad arrivare ai nostri occhi perché rimane concentrata lì, non ha la velocità di fuga necessaria per arrivare a me. È stata bravissima. Ma poi la puntata. Ma avete festeggiato che è stato trovato il buco nero più grande di sempre? Sì. Io ho fatto parte di quella scoperta. Ma dai, non ci credo. Sì, è uno dei, diciamo, state parlando della scoperta di cui abbiamo parlato ieri? Sì, credo di sì. Esatto, sì, ok. Diciamo che è stato una delle esplosioni più potenti mai viste nell'universo, in qualche modo. Ok, quindi dai, è una roba grossa comunque. È molto, molto grossa, non ce l'aspettavamo neanche noi. Luminosissima, l'evento più luminoso che potevamo osservare.
e si osserva veramente ogni migliaia di anni, quindi siamo stati molto fortunati. Ma senti, no, ma che, no, che, grazie per il lavoro che fate. Ma ti richiamiamo quando abbiamo dei dubbi su delle robe, ok? Assolutamente, tutto, sempre, chiamatemi sempre. Amore. Ciao Silvia. Ciao. Radio DJ, la trovi anche in podcast. E questa era la sosia di Diego Maria Gadù in Shimbalaye, quando nel 2011 erano due gocce d'acqua. Vero? Vero. Grande successo della Silvia, la nostra astronoma, eh? Sì, piaciuta tanto. Perché si è capita. Si è capita. Infatti, ma no, si è capita, se la gente spiega le cose importante, sì, e lo fa con quell'entusiasmo che i ricercatori, sì, notoriamente non sono in questo paese, sono pagati niente. Sì, no, sì, per sì, dire, no, proprio lo so. Lavoro nobilissimo. No, no, proprio carina, ma poi che si capiva, non che parlava a quelli con, cioè, che capiscono solo loro, capito? Sì. Infatti. Ha voluto spiegarci una cosa. Sì. Col sorriso. Capita fino a un certo punto. Ma attenzione, c'è lo speciale moda con la sigla. Io vorrei essere la moda, interpretarne i segni, vedere schizzi di futuro qua, tra le sue trame e i suoi disegni. Qua schizzi di futuro allora c'è un sugo molti io c'è una tendenza dell'immediato e una tendenza per il prossimo futuro, ok, tanto di solito poi non ne cavalchiamo nessuna, no, però giusto per sapere. Allora, la prima riguarda proprio la primavera estate 2023, protagonista assoluta sarà la gonna di jeans, la mini, la longhette oppure la caviglia. Le metto tutte. Sai che anche a me no. Ma a te ti sta bene, Pina? Anche a me no. A me no. Quella lunga ti sta bene. Molto. Quella lunga fino alla caviglia? Sì. La prendo. Ti sta bene. Ma quella aperta con i bottoni davanti? E quelli devi vederti. No. Che cammini male, no, con la gonna lunga. Ma scusa, ma a me non sta bene? Solo a Pina sta bene. Quella lunga sta bene a Pina. A te sta meglio la mini. La midi. Ah. A lei sta bene la midi. Midi, sì. A la lei midi? Sta bene la midi. Che è a metà coscia? Al ginocchio. Sì. Al ginocchio, oh, appena quella, sotto il, sì, ginocchio, quella sneaker anche, con la scarpa maschile stringata, ok, col calzetto e lo spacchetto, ok, ci sto. Beh, niente, se partite che non la volevamo, io la prendo lunga e lei midi. Prendo io la minigonna. Difficili da convincere. Prendo io la minigonna? Va bene. Ah, la metto io d'estate in bici. Sì, è il polpaccio che non si addice tanto alla mini. Secondo me invece è bello. Perché non prendi un bel pantalone alla Zumba Floss? Cioè una... No, cioè? No. Una gonna pantalone, allora. Una gonna, un'ampia gonna pantalone di jeans. Quella la prendo e la metto d'inverno. D'estate voglio mettere la minigonna, posso? Diego, puoi, no, figurati. No, d'inverno! Tutte le gonne che ho indossato erano mie nella vita, quindi figurati. Di inverno, il prossimo inverno invece, grandissima tendenza già preannunciata alle scorse sfilate di non so dove, grandissima tendenza già vista da tempo sulle spalle di Wad, cappotto e giubbotto poggiati sulle spalle ma non con le maniche infilate nelle braccia. Male, però. Che cosa? No, tipo mio marito e lo fa da sempre e devo dire anche io da tanti anni. Comunque, ma quello è un atteggiamento mentale. Ma già Wad secondo me lo fa perché c'è perché moda nell'aria. Perché lui segue gli schizzi di futuro. Lui sì, Wad sì. Wad è proprio il tipico che segue gli schizzi di futuro. Lui sussurra agli schizzi, di futuro. Da quel microfono. Ah già. Miau. Comunque cappottone lungo o giubbotto, metti su, hai anche mobilità di movimento. No, sei scomodissimo, non puoi fare niente. No, non puoi alzare le braccia. Capirai. Però io puoi che tenere alzo le braccia di continuo. Sì. Un continuo alzare le braccia al cielo. Basta con quelle braccia. Boh, e mi cade in terra. Mamma i nervi. No. Invece è bello, com'è bello passeggiare col cappottino, con la giacca. Ma perché ti copre? Cioè, perché? Perché è bello. A mantesina, sì. Vabbè, queste due erano tra poco mondo animale. Allora, sul mondo animale punta tutto la Vale, sì. Mi è molto piaciuto. Sì. Suggerito da Mary J. Sì. Sì, la Mary J è molto affezionata al Nittibio, l'uccello di cui parliamo tra poco. Sì. Non vedo l'ora. È imparentato con i succiacapre, ve lo dico per anticipatelo. Con chi? I succiacapre. I? Succiacapre. E tanto ogni volta che lo dici ridi, quindi i? Su. Cioè. È il nittibio, un uccello imparentato con i succiacapre. Che sono degli uccelli imparentati col nittibio. Ma ciuvascavras?
Non so se, no, perché i chupacabra sono. Loro sono dello stesso ordine dei capri. Dei capri mulgiformes. Sono dell'ordine dei capri mulgiformes. Che stanno all'interno del gruppo dei nictibiformes. Ma smettila. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Vabbè, proviamo. Facciamo il mondo animale? Sì. E allora andiamo con la sigla, va? No, ben ritrovati, ben ritrovate. No, mettetevi no. Comodi, comode. Impugnate una matita colorata e prendete un foglio bianco e cominciate a disegnare il nittibio. Il nittibio è un uccello che abita nell'America centrale. È imparentato con i succiacapri, l'abbiamo già detto, ma chi se ne frega. Il succiacapra però è osceno, eh. Com'è? L'ha guardato Diego, com'è? Il nittibio o il succiacapre? No. No, il nittibio. Il nittibio. Che è un succiacapra, sì, che è un succiacapre, che è, cioè, non è bellissimo, è tipo un merlo, però è tutto un po' più schiacciato, ma il piumaggio è uguale a quello, alla pelle del serpente. Però, sono piume, eh? Sembra. Allora, è quello lì che una volta in sogno ne ho ammazzato uno con un cazzotto da sopra, dall'alto. Era un serpente sogno. Con le piume. Vale, scusami, non ti voglio togliere il lavoro, ma quando cova il suo canto, riconosci che lui sta covando dal suo canto, che è simile al rumore di un motorino in lontananza. Madonna. Quando cova, perché poi in generale quando il suo verso è quello di grida umane. E me altrimenti conosciuto come? Quanto è vero Dio, Valentina. Se lo sogno. Io stanotte me lo sogno. Ti chiamo domattina a non venire. Puoi scegliere. Eccolo qua. O sogni il buco nero in menopausa. Preferisco. Rinsecchito. Preferisco. Senza luce. Arido, buio. Preferisco. Se sogno questa bestia. No, ma guarda, è molto tenero, eh. Altrimenti conosciuto come Potù, Nictibio, Uratau, Perosna, questi sono tutti i nomi, non uno solo lungo. Kakui, Bienparado, Serenella, Uccello Fantasma. Perché? Ashraf. Perché la sua caratteristica principale è quella di mimetizzarsi coi tronchi degli alberi. Ha il piumaggio che ricorda il colore del tronco dell'albero. È un po' sì. E quando è in pericolo. Lui si mette dritto, tira sulla testa. Sì, questo è brava, è così, eh. Tira sulla testa, nasconde il becco e sembra l'estremità del ramo. Nasconde il becco. Col piumaggio chiude tutto col collo dritto, chiude gli occhi perché ha gli occhi grandi, gialli, ha una visuale di 180 gradi. E un ha mostro. Le palle. No, è bello, bella figata. Vabbè, però neanche no, noi. Bella figata. Però neanche noi. Noi siamo. No. Sai di quanta gente noi siamo in ittibi? Dei più. Sulle palpebre ha dei taglietti in modo pure. Tale che quando ha gli occhi chiusi, comunque un occhio ce lo butta. Fubetto. A guardare. A guardare. Boia. Torniamo un attimo sulle grida umane. In che senso? Non abbiamo il suono del nero. L'ho cercato e non mi sembrava grida umane. Però ci sono tanti nittibi. Però lui vive di notte. Questo è un nittibio? Questo è anche un. Chi è che urla così? È un transistor. Madonna, comunque ti dà la testa, cioè. Comunque vive di notte, di giorno sta mimetizzato. Mangia insetti, tutti gli insetti, è monogamo. E la femmina cova un solo uovo alla volta e se ne prendono cura entrambi. Questo è il nittibio? Ma cosa? Tutti gli uccelli, nittibio? Scusa. E allora? Vabbè, non è da solo, è difficile isolarlo. È un uccello che preferisce trascorrere la vita senza attirare l'attenzione. Scusate, mi sono informato perché la cosa per cui nella mia testa dang come una goccia cinese è perché lo chiamano succiacapre. Perché no, perché se no, che senso ha? Perché si credeva che succhiasse il latte delle capre o delle vacche, dato che cerca le sue prede volando tra il bestiame. Gli insetti. Però lo vedevano sempre all'intorno, cioè, stai a vedere. Che bello. Ma io sono rimasta molto male,
E questo era il nittipio. Non l'ho saputo disegnare, hai detto prendete la cosa, ma come lo disegno? Devi farlo grande dai 30 ai 60 centimetri, più o meno. La testa grande, fai testa grande, cioè molto più grande del corpo. Becco molto largo, ma molto, ma corto. Corto e largo. Corto. No, allora ho risbagliato. Ali e coda lunghe. Largo così. Becco largo ma corto. Occhi grandi. Grandi gialli. Ali e coda lunghe, zampe deboli, molto molto deboli. Ma come zampe deboli? Alle zampe deboli. Alle gambe molli? Le gambe che alle fanno gambe Giacomo Giacomo. Io sono brutto uguale, ma ho le mani molli. È vero? È vero, vabbè. Ho le mani molli, sì. Sempre avute. Fa vedere? Mi è venuto così. Ma non... Vabbè, bello. Dai, vabbè, vedi? vabbè. I vostri disegni potete mandarli a Radio DJ via Andrea Massena 2 all'attenzione della dottoressa Ricci. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, io ho fatto il disegnino del nitibio, dopo la Mary J lo posta. Mi è venuto, magari metti anche poi la foto vera. Sì. Comunque la Mary adesso viene a darci l'ultima notizia e entra con la sua sigla. Vai là. Ballala. Buonasera. Brava, entra in capriola ma senza fiatone. Allora, vi spiego velocemente una cosa. Quando facciamo la cernita delle notizie da dare, poi a un certo punto si scelgono le notizie sui titoli. Sì. Dopodiché spesso la Vale non capisce le notizie e la Mary sì. Sì. Beh, non sempre. Non sempre, adesso non spesso. Sempre. Ok, no, comunque no, spesso la Mary non capisce le notizie, a volte la Mary sì. Cioè, che sono due cose, no, sono spesso separate. La Mary capisce le notizie, sì. Spesso la Vale no. Questa è la cosa, secondo me è la più reale, vero? La notizia era difficile. È tecnologica. Si parla degli occhiali per la realtà aumentata. Sì, al MIT hanno inventato degli occhiali per la realtà aumentata che vedono attraverso gli oggetti. Vogliamo raccontare che nel mondo, diciamo, analogico, in molti giornali, rivisti, ma anche le riviste per signore anziane, tipo Cronaca Vera, Stop. In fondo c'erano delle pubblicità di prodotti incredibili, tra cui c'era il mitico occhiale alla GX. Certo, che vedevi sotto i vestiti. Esatto. Attraverso gli oggetti. Praticamente è l'occhiale, quel visore della realtà aumentata, quella che si usa anche per giocare o per il metaverso, che ha un sensore. Questo sensore dialoga con un'etichetta messa su degli oggetti, poi nascosti all'interno di scatole o cose varie. Questa etichetta, attraverso un segnale, una radiofrequenza, trasmette la sua posizione all'occhiale e l'occhiale è in grado di farti da navigatore per individuare l'oggetto. Quindi non è che lo vedi proprio. Acqua, fuoco. Sì. Pochino, poco, ho trovato. Lo illumina con, diciamo, una luce particolare, così lo distingue all'interno della stanza, e poi se è molto lontano, nascosto attraverso muri o altri scatoloni, tu lo riesci a individuare perché ti porta. C'è una segnalazione che ti porta. Come se fosse un piccolo radar che manda il suo segnale, dice sono qui, sono qui. Esatto. Come quelle macchine per cercare gli oggetti di metallo nella sabbia. Sì, con una radiofrequenza diversa, però crema quello. Ho capito, ma l'avevi visto la faccia con quello? Sì, con saccenza. Lo hanno creato per aiutare, per esempio, i magazzinieri, gli operai, certo, per velocizzare anche quei tipi di lavoro. Ma anche uno lo mette sulle chiavi. Sì, anche. Sì, però col visore. Diciamo. Però devi girare col visore. Esatto. Io col telefono potrei stare così. No, vabbè. Vivere con. mi perdo la vita, ma so sempre dov'è il telefono. In realtà la notizia era questa. Bella, brava, sei stata molto bene. Spiegata brava. Perché l'hai capita, ma sei stata molto chiara nell'esposizione. È vero. Lo vorresti questo? No, perché non mi serve. Ok, sei tutto dov'è. Però invece un visore per fare della realtà aumentata lo vorresti. Ma in realtà penso che potrei avere dei disturbi perché con gli occhiali. Mary, se tu disturbi a lavorare nel metasverso in cui ti abbiamo costretta negli ultimi anni, secondo me è tutto in discesa. Sì. Ok, allora lo prendo. Dai, brava. Ma tu perché non metti le lenti mai? Sì, ogni tanto d'estate, quando devo mettere gli occhiali da sole. O quando si trucca. O quando mi trucco. Quando si provi a leccare gli occhiali. Ma vabbè. Vale. Che richiesta è? Credimi. A togliere gli occhiali. Io perché quando toglie gli occhiali, la Mary le si rimpiccioliscono improvvisamente tantissimo gli occhi. Perché diciamo che ha delle lenti importanti. Una topolina. Buona! Che buona! Non si vede però.
Una creatura patata. Buona. E con questo, ragazzi, noi, guarda, grazie, perché non era facile arrivare in fondo. No. Ma ce l'abbiamo fatta, sì, dai. Sì, sì. Col vostro aiuto. Domani potrebbe essere una puntata di Marie Pezzette. Siamo in primavera. Ci sta tutta. Grandi rivelazioni. Vi dico già una cosa. Questo programma è fondato sul niente. Sì. È per quello che poi è messo come messo. Comunque, per domani. È per quello che è meta sverso. Questo è stupendo. Per domani scaldate gli spruzzini. Sì. Dai. A domani. Ciao. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17. Solo su Radio DJ. Pinocchio.